Mino, l'altare della Basilica di Clusone è una vera e propria opera d'arte. Sicuramente uno dei capolavori usciti dalla bottega dei Fantoni di Rovetta, e lo si può ammirare durante la Quaresima perché è completamente spoglio dei candelabri e dei vasi di fiori e si vede molto bene la struttura e i dettagli di questa opera, che è sicuramente una perfetta integrazione tra l'architettura dell'altare, la scultura, gli intarsi e anche la pittura, perché Andrea Fantoni ha progettato tutto l'altare, poi è lui che ha ingaggiato i vari artisti, ma ha anche progettato l'ancona, e c'è una perfetta integrazione tra l'altare e l'ancona dietro. Il complesso, ripeto, è una integrazione veramente eccellente tra architettura, perché in realtà sono architettura, scultura, le grandi statue e pittura. Questa opera è stata eseguita, commissionata dalla Confraternita del Santissimo Sacramento, con un forte esborso di capitali, perché l'opera è costata parecchio, è costata, e abbiamo una parte bassa che è fatta dalla bottega di Domenico Corbarelli, quindi la quadratura dell'altare di Domenico Corbarelli, e poi l'inserimento a partire dal 1702 fino al 1725, l'inserimento del tabernacolo, la grande tribuna, e fino al 1725, quando vengono collocati i due angeli laterali che completano quindi l'opera. L'inserimento del paliotto con il trasporto dell'arca è stato fatto invece intorno al 1710-1711, poco prima della consacrazione della chiesa. La parte bassa conserva ed espone probabilmente i più belli intarsi o commessi dell'Italia settentrionale, opera di questa bottega dei Corbarelli, di origine fiorentina, passata poi a Padova e poi con bottega a Brescia. Andrea si avvale spesso della collaborazione di questa bottega di intarsiatori bresciani.